Ciao, oggi realizziamo insieme questa bella cornice, la facciamo in pochissime mosse. Per la realizzazione di questo progetto ci servono dei cartoni, cartoni qualunque, matite, penne, forbici, taglierina, colla a caldo, una squadra, un foglio di acetato, del pannolenci e dei fogli A4 per realizzare le dime. Ho già realizzato le dime del lavoro che andremo a realizzare. Sono un rettangolo 19x24, poi un altro rettangolo sempre 19x24, ma tagliato per avere una finestra all'interno a 4 centimetri dal bordo. Poi abbiamo ancora un'altra dima. In cima è 4 centimetri, sotto è 6 ed è lunga 18 centimetri. Le rivedremo ancora comunque. Ora devo portare la sagoma sul mio cartone. Va bene un cartone qualunque. Ora così con la penna io vado a tracciare i contorni della mia dime. Ecco, naturalmente io ho scelto queste dimensioni così, voi potrete decidere naturalmente qualunque altro tipo di dimensioni. Io vi consiglio comunque di mantenere almeno questi 4 centimetri del bordo intorno. Abbiamo trasportato le nostre dime sul cartone, ora con le forbici o con un taglierino andiamo a ritagliare. A questi punti abbiamo lo scheletro della nostra cornice, abbiamo quello che diventerà retro, il davanti, qui verrà messa la fotografia e questo sarà il pezzettino che andrà dietro a formare il nostro piedistallo. Ora andremo a ricoprire con il feltro il nostro cartone e con un pochino di colla a caldo. Ne mettiamo un pochino, qui è un lavoro da fare piano piano, un pochino, e incolliamo e via. Via così. A questi punti dovremo piegare il nostro feltro. Vado a tagliare gli angoli così. Poi metto un pochino di colla. E piego.
Allo stesso modo, ora vado a ricoprire quello che sarà il nostro piedistallo. Ecco, ho segnato la metà per mettere quello che sarà il nostro piedistallo. Ecco qui. Qui ho già un pezzo tagliato di misura. Tengo premuto. E premo anche qui un momento. Come vedete, qui è libero in modo che possa aprirsi e chiudere. Ora metterò un fermo per far sì che questo piedistallo non possa aprirsi completamente e quindi lasciar cadere. Ecco, in questo caso mi aiuto un pochino con le forbici perché è un po' caldo. Eccoli, e lasciamo che si raffreddi bene la colla, poi questo fermo lo terrà così. Ora andiamo a preparare la parte davanti. Anche qui feltro, in questo caso bianco, lo centro sulla cornice, colla. E via. E mi raccomando, proteggendo bene il tavolo con la taglierina, taglio gli angoli in questo modo. Poi con le forbici potrete fare il resto. Ecco qui, tagliamo a 2 centimetri dal bordo. Non ha importanza qui la precisione. Ecco fatto. Ed ora, sempre con un pochino di colla, andiamo a piegare in dentro i nostri bordi.
Andremo ora a fissare il nostro foglio di acetato, o in mancanza di esso un foglio di plastica va benissimo. Benissimo, non spaventatevi da questo risultato poco perfetto, poi di questo non si vedrà più nulla. Ora andiamo a unire i nostri pezzi che compongono il portafotografie. Quindi metteremo insieme questo. Naturalmente incolleremo soltanto i due laterali e la parte sotto. Sopra lo lasceremo aperto perché è da lì che poi inseriremo le nostre fotografie. Quindi anche qui, sempre colla a caldo. Abbiamo premuto un attimo. E sotto. E di lato. Lo scheletro è pronto. Ora possiamo procedere con la decorazione. Anche per i nostri fiori realizzeremo una dima. Sarà semplicemente questo, quindi ho piegato un foglietto qualunque a metà e traccio la forma di un cuore. Eccolo qua. Sotto lo taglieremo dritto. Quindi sarà semplicemente questo. Eccolo qua. Andiamo a vedere insieme il nostro fiore. Prendo il panno. Io qui ho una matita, sarebbe l'ideale un piccolo gesso, un gesso da sarta. Con la matita traccio il contorno, basta che si veda appena, del nostro fiore, così. Vedete, si intravede appena
poi di qua. Così e di qua. Quindi praticamente per quattro volte. Otteniamo questa specie di quadrifoglio. Vado a ritagliare. Ecco, anche all'interno dobbiamo tagliare. Dobbiamo lasciare un pochino di bordo intorno. Ora ve lo faccio vedere, forse è più facile che a spiegarlo. Ecco, questo. A questi punti, con un ago e un filo, dobbiamo fare una sorta di zigzag, quindi praticamente questo. Bene, torno. A questi punti dobbiamo semplicemente tirare, quindi fare questo. Spero che sia chiaro, e blocco il filo in un punto qualunque. Ecco, il nostro fiore è quasi pronto. Eccolo qui. A questi punti dobbiamo preparare la parte centrale. Per quello che riguarda la preparazione dei pistilli, molto semplicemente ritaglio un rettangolino dall'arancione. Naturalmente, solito discorso, io qui ho scelto bianco e arancio. Voi potrete scegliere qualunque tipo, qualunque altra variante di colore. Taglio delle frangettine così, arrotolo, inserisco questa punta qui nel buchino che è rimasto sotto. Se è necessario, come in questo caso, lo posso accorciare leggermente. E vado a cucire per attaccare tutto insieme. Semplicemente così, non occorrono punti particolari, non occorre particolare bravura con l'ago. Così è semplicemente da tenere fermo tutto. Perfetto, così può bastare. Fermiamo il filo, questo invece è sempre molto importante. E via. Ed ora il nostro fiore è pronto.
stropicciati i pistilli, eccolo qua, sono magnolie. Ora andremo a comporre il nostro portafotografie. Naturalmente io mi sono già preparata degli altri fiori. Quindi prendo il fiore, controllo, questa è la parte alta, un pochino di colla a caldo. E lo vado ad applicare dove più lo ritengo opportuno. Quindi, per esempio, così. Poi possiamo mettere proprio questo che abbiamo preparato insieme. Sono anche molto graziosi, tutti molto piccoli. Ora qui mi sembrava più scenografico. E ne metterò anche uno qui nell'angolo in basso. Così. A questi punti dobbiamo preparare le foglie. Ecco, poi leveremo dopo tutti i fili della colla. Per quello che riguarda le foglie, anche lì molto semplice. Io ho qui due fogli di panno di due toni di verde diverso. Ne ricavo un rettangolo, può anche essere lungo tutta la lunghezza del foglio. Così, diciamo a mano libera, ritaglio dei piccoli ovali, così. Il panno è doppio, quindi abbiamo un ovale più scuro e un ovale più chiaro della stessa dimensione. Prendo l'ovale più scuro, metto appena appena un pochino di colla, l'ovale più chiaro lo metto sopra, così. Prendo la metà, così, una punta di colla di nuovo, tengo premuto. È più difficile da spiegare che non da fare, poi in realtà è un'operazione semplicissima. Taglio il tessuto in eccesso, ve lo faccio rivedere. Prendo quello scuro, metto un pochino di colla, metto quello chiaro un pochino sfalsato, così. Premo leggermente. Piego a metà, prendo il segno, un pochino di nuovo di colla, piego, tengo premuto un attimo, taglio via il tessuto in eccesso. Ecco qui, e ottengo queste belle foglioline che hanno questa bella forma. Naturalmente io ora per questioni di tempo me ne sono già preparata un po' e le andremo ad applicare insieme sulla nostra cornice. Un pochino di colla sempre. E qui è proprio solo il nostro gusto a dirci dove posizionarle.
Ecco, l'ultima foglia è stata messa, ora non resta altro da fare che inserire la nostra fotografia. Ciao!